Allora, l'idea del Murales è nata con Mimmo Bulzomì per realizzare una serie di opere per commemorare questo evento bellissimo del 7 ottobre in cui il Giro d'Italia partirà da Mileto. E giustamente pensavamo di realizzare alcune opere anche prima, in modo tale da creare un'attenzione. L'idea è nata dal fatto che con altri artisti, tra cui Sirelli, che ha realizzato un bellissimo murales vicino alla cattedrale, con Mimmo Bulzomì volevamo omaggiare i grandi del ciclismo, i grandi giornalisti, quindi Raschi, De Zan e Mura, che è morto proprio da pochissimo tempo. E in più, soprattutto, Todiani, che è un cittadino onorario di Mileto e che è stato per decenni il direttore responsabile del Giro. E quindi abbiamo individuato la posizione lungo una delle vie principali e abbiamo realizzato questo murales proprio per far capire alla gente che accanto ai grandi ciclisti c'è un intero gruppo di persone che dedica la sua vita a questa manifestazione. Forse poco conosciute, ma non per questo meno importanti. Allora, l'opera, abbiamo realizzato una base con i colori rosa della Gazzetta dello Sport e poi ho utilizzato una proiezione delle immagini su cui successivamente ho sviluppato in acrilico dei colori. Questo per permettere sia una alta definizione dei personaggi che sono riconoscibilissimi, sia per velocizzare il lavoro e quindi poter realizzare questo murales in tempi molto contenuti, in quanto sono impegnato proprio per questa manifestazione nella realizzazione di un monumento che verrà collocato nella Villa Comunale e che ricorderà questo 2020, anno abbastanza difficile, insomma. Amo realizzare i murales, anche se sono uno scultore e mi dedico prettamente all'attività di scultore, perché è un mezzo per comunicare con la gente, anche con quella che non entrerà mai in una galleria o in un museo. E quindi è un modo di donare un segno di colore, di bellezza alla popolazione. In più, in questo caso, proprio mettendo in risalto dei grandi personaggi che però non sono conosciuti dalla maggior parte del pubblico, è un modo per incuriosire il passante che si ferma, come è successo mentre stavamo lavorando, un sacco di persone, di macchine si fermavano per dirci chi erano questi personaggi. Ecco, io penso che donare segni di bellezza, incuriosire la gente e farla riflettere sia già una gioia per un artista che dona la sua opera a tutti. L'obiettivo è che incuriosire la gente, farla venire a Mileto, gustarsi non solo le opere che stiamo realizzando, ma anche il Museo Diocesano e i luoghi di questa bella cittadina. Quindi un arrivederci alle prossime opere. Grazie, buona serata.